Un'infinità di punti sapientemente distribuiti, seguendo una logica dimensionale, a generare una sorta di tessuto ricamato. È questa la caratteristica che definisce lo stile pittorico di Enzo Martini. Gli smalti, lasciati colare sulla tela in modo sempre ragionato, seguono strade, percorsi diversi, che generano tridimensionali immagini astratte, osservando le quali si percepisce un'atmosfera insolitamente contemplativa. Un intrigo di neuroni che muovono idee e pensieri, che comunicano sensazioni. Un insieme di circuiti dalle forme più svariate, galassie di stelle sospese nell'immensità dell'universo. È il mondo dell'immaginazione, della psiche, dell'inconscio, quello che emerge da tali raffigurazioni e che trasmette il proprio preciso messaggio. Ogni segno sulla tela ha un senso. L'insieme dei singoli segni, la loro simbologia, determina il significato dell'opera. Nato a Bibbiena, in Casentino, Enzo Martini ha sempre avuto la passione per la fotografia e per l'arte, ma è solo alla fine degli anni 90 che si dedica con convinzione alla pittura, prima seguendo una tecnica figurativa basata sulla fisicità dell'immagine, che si evolve poi in questo stile totalmente personale, informale, legato alla componente emotiva, soggettiva che il gesto trasmette. Il punto è protagonista assoluto di ogni sua composizione. Nel punto Enzo Martini vede l'essere umano. Se un punto rappresenta un singolo individuo, un insieme di punti rappresenta la società. E ciò che l'artista vuole raccontare di questa società, raffigurandola nell'astrattismo, è proprio la parte più intima e profonda di essa, l'interiorità di ognuno di noi. Quella sensazione di frenesia e di caos della vita quotidiana diventa immagine armonica di segni, di forme e di colori accesi e talvolta violenti, uno vicino all'altro, a riempire lo spazio con attenzione, senza mai sovrapporsi o nascondersi, senza mai lasciar predominare la propria personalità. Il gesto, solo apparentemente istintivo e spontaneo, crea labirinti dai quali escono pensieri e sentimenti che fluttuano nello spazio della tela come note musicali, suoni trasportati da un soffio di vento. Un linguaggio simbolico è quello di Enzo Martini, il racconto di un dialogo con se stesso, nel quale esprimere, attraverso una visione quasi surreale, il pensiero comune dell'essere umano, la necessità di voler riscoprire valori ed ideali. Ogni opera è occasione per riflettere e meditare su ciò che la vita ci offre.